Le 18:33, buon giovedì sera dagli studi di TG 2000. Dunque, è entrata nel vivo la Settimana Santa, il Triduo Pasquale si è aperto stamattina con la messa del Crisma nella Basilica Vaticana, durante la quale il Papa ha invitato i sacerdoti a essere preti di strada. Si è conclusa invece da poco la messa in Cena Domini nel carcere di Regina Coeli. Francesco ha presieduto la messa e celebrato il rito della lavanda dei piedi a 12 detenuti del penitenziario. Ci colleghiamo allora in diretta proprio dal Regina Coeli, eccola, con Cristiana Caricato. A te, Cristiana. Buonasera, Papa Francesco ha lasciato il carcere giudiziano di Regina Coeli dove ha celebrato la messa in Cena Domini lavando i piedi a 12 detenuti, 8 cattolici, un buddista, un ortodosso e due musulmani provenienti da 7 paesi diversi del mondo, 4 erano italiani. Il Papa è arrivato qui nel cuore di Roma a pochi passi dal Vaticano intorno alle 16, poco dopo le 16, subito ha visitato l'infermeria, poi ha celebrato nella rotonda del carcere dove già erano stati presenti altri 3 pontefici dal 58 Giovanni XXIII, nel 64 Paolo VI, nel 2000 durante il giubileo Giovanni Paolo II. Francesco ha celebrato sempre nella rotonda anche lui la messa in Cena Domini lavando, ricompiendo il rito della lavanda. Al termine della celebrazione eucaristica ha visitato la biblioteca del carcere dove erano riuniti i detenuti dell'ottava sezione, quella più delicata, la sezione dove sono trattenuti detenuti che hanno commesso reati come di abuso sessuale o di pedofilia, quindi che hanno necessità di stare segregati, lontani dagli altri prigionieri. Naturalmente il Papa ha poi anche incontrato nella rotonda non solo la popolazione carceraria, ha anche dato delle parole a braccio dopo il saluto della direttrice del carcere, dopo il saluto di un detenuto che a nome di tutti ha rinnovato il suo grazie al pontefice. Aveva anche parlato della necessità di rinnovare lo sguardo, di pulire gli occhi, lavare gli occhi, e il Papa, proprio in riferimento a questo, riprendendo queste parole, ha dato una notizia al fatto di soffrire di cataratta, che l'anno prossimo dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per rimuoverla. Ma ritorniamo all'omelia, il Papa ha parlato della necessità del servizio e soprattutto di un Gesù che si piega per lavare i piedi dei discepoli, un Gesù che rischia, che è un ambasciatore di Cristo. Allora vediamo, sentiamo le parole del Papa. I piedi in quel tempo erano lavati dagli schiavi, ma era un servizio fatto da schiavi. E Gesù volle fare questo servizio per darci un esempio. Gesù capovolge l'abitudine storica, culturale di quell'epoca, anche questa di oggi. Quello che comanda per essere un bravo capo deve servire. Se tanti re, imperatori, capi di Stato avessero capito questo insegnamento di Gesù, quante guerre non sarebbero state fatte. E anche c'è gente che soffre, che è scartata, e Gesù va lì a dirle: tu sei importante per me. E Gesù viene a servirci. Il segnale che Gesù ci serve oggi qui in Regina Coeli è che ha voluto scegliere 12 di voi come 12 apostoli per lavare i piedi. Gesù rischia su ognuno di noi. Oggi io sono peccatore come voi, ma rappresento Gesù oggi. Sono ambasciatore di Gesù. Oggi, quando io mi inchini davanti a ognuno di voi, pensate, Gesù ha fatto in quest'uomo un peccatore per venire da me e dirmi che mi ama.
Questo è il servizio, questo è Gesù, non ci abbandona mai, non si stanca mai di perdonarci, ci ama tanto. E come dicevamo, oggi è iniziato il Triduo Pasquale. Questa mattina Papa Francesco nella Basilica Vaticana ha inaugurato questi tre giorni importantissimi per la Chiesa con la messa del Crisma, celebrando insieme ai sacerdoti romani la messa in cui vengono consacrati e benedetti gli oli che poi serviranno durante l'anno per l'amministrazione dei sacramenti. Un'occasione per il Papa per tracciare nuovamente l'identikit del sacerdote, deve essere più possibile vicino alla gente. Io vi lascio al servizio di Paolo Fucili, poi la linea può tornare allo studio. Poteva essere scriba o dottore della legge, invece Gesù volle essere un predicatore di strada per stare vicino al suo popolo. Questa è la vicinanza che Francesco raccomanda ai suoi preti prima di benedire gli oli santi della liturgia. Si chiama appunto Messa del Crisma, questa del Giovedì Santo mattina che ogni vescovo celebra coi suoi sacerdoti. Non solo c'è sempre, ma ha una parola per tutti, non credenti compresi. Questo, spiega il Papa, è il prete vicino, come dice la gente, che non solo lo apprezza, per lui sente qualcosa di speciale, come se fosse in presenza di Gesù. Altrimenti Gesù rimarrà un'idea, tutt'al più incarnata in qualche buona abitudine che un po' alla volta diventa routine. Vicinanza nella misericordia, Francesco esorta, e nella verità anche, purché non sia verità astratta, fatta idolo, che serve a nominare e tenere a distanza situazioni e persone. Perché la verità idolo si mimetizza, usa le parole evangeliche come un vestito, ma non permette che le si tocchi il cuore. E ciò che è molto peggio, allontana la gente semplice dalla vicinanza risanatrice della parola e dei sacramenti di Gesù. E i tre speciali ambiti in cui si gioca la vicinanza del prete sono dialogo spirituale, confessione e soprattutto predicazione. Nell'omelia si vede quanto vicini siamo stati a Dio nella preghiera e alla nostra gente nella sua vita quotidiana. Di qui un consiglio in conclusione. Ti senti lontano da Dio, ma per favore avvicinati al suo popolo, che ti guarirà dalle ideologie che ti hanno intiepidito il fervore. Giovedì Santo che si concluderà, ve lo ricordo con l'aiuto della grafica, con la veglia a Gerusalemme nel Getsemani, ossia l'orto degli ulivi, dove secondo il Vangelo Gesù venne arrestato. Dunque, appuntamento lo vedete a partire dalle 20 in diretta su TV 2000. E siamo al nuovo blitz antiterrorismo, questa volta tra Roma e Latina, dopo quelli di Torino e Foggia dei giorni scorsi. 5 gli arresti, tutte persone in qualche modo legate al terrorista della strage di Natale di Berlino del 2016, Anis Amri, poi ucciso vicino Milano. La cronaca di Luigi Fraiuolo. È l'Italia il centro della mappa logistica del terrorismo islamico internazionale. Nel nostro paese molti estremisti hanno ottenuto documenti falsi e assistenza prima di trasferirsi all'estero, dove sono stati accolti più facilmente grazie al possesso di documenti italiani. È accaduto così anche ad Anis Amri, l'assassino che a Berlino nel dicembre 2016 uccise 12 persone piombando con un camion su un mercatino di Natale. Amri, ammazzato il 23 dicembre a Sesto San Giovanni, ha molto probabilmente ricevuto i suoi documenti falsi quando lasciò l'Italia nel 2015, proprio dai 5 stranieri arrestati dalla polizia nell'operazione Mosaico, in particolare da Akram Bazui. La retata è scattata proprio perché Akram, residente a Napoli, stava per lasciare l'Italia. Le prime indagini sono partite dalla rubrica del telefonino di Amri. L'abbiamo smantellata e siamo partiti appunto da Berlino, dall'attentato a Berlino, e dal suo numero di cellulare, cioè il cellulare che lui utilizzava quando stava in Italia. Gli arrestati sono il sedicente palestinese Abdel Salem Napulsi, già detenuto a Rebibbia, e 4 tunisini, uno residente a Napoli, Akram Bazui, e 3 nel casertano, Mohamed Bazui, Diadin Bazui e Rabie Bazui, parenti tra di loro ma non fratelli. Centrale la figura di Abdel Salem Napulsi, 38enne, autoaddestratosi sul web a compiere attentati. Solo nell'agosto scorso diceva al telefono, riferendosi agli occidentali, che bisognerebbe tagliargli la testa e i genitali. Abdel Napulsi è un sedicente cittadino palestinese
che emerge alla nostra attenzione in quanto per una duplice veste, da un lato per una visione decisamente integralista dell'Islam e molto critica riguardo i costumi occidentali. I suoi due interessi sul web erano lo Stato Islamico, quindi tutto ciò di attinente allo Stato Islamico, e la ricerca di armi. Gli altri 4 arrestati della Procura di Roma, accusati di associazione a delinquere per la falsificazione di documenti, gravitavano tra il casertano e il napoletano, ma avevano la loro centrale di vendita a Latina. Erano loro a fornire documenti falsi agli immigrati per raggiungere altri paesi europei e avevano contatti con la rete jihadista. Colui il quale avrebbe dovuto procurare documenti si chiama Bazawi Akram. Ma spesso vi abbiamo raccontato il caso degli attentati in Francia o in Belgio di figli di immigrati caduti nella rete della jihad e dell'estremismo islamista. Parliamo di soggetti fragili che non si sono mai integrati nella società occidentale, ma ci sono anche tanti esempi di integrazione, come la storia della studentessa italo-marocchina Luna. L'ha intervistata per noi Luciano Piscaglia. Allora, io ho conosciuto dei ragazzi che sono rimasti affascinati dal radicalismo e la loro era una certezza, cioè quello che loro portavano era una certezza. Erano palesemente delusi dalla società, erano rimasti delusi dal fatto di non avere più una speranza di futuro come era stata promessa ai loro genitori. E al contempo hanno trovato la risposta a questo vuoto che loro sentivano in pezzi estrapolati di Corano che gli davano la certezza di dire cose che per loro erano assolutamente vere e insindacabili. Io molto spesso mi chiedo cosa hanno incontrato poi, perché penso che questo vuoto, questa radicalizzazione sia il frutto di un incontro, di qualcuno che gli ha proposto una soluzione. È la voglia di cambiare la società e questa voglia ti spinge poi a odiare tutto quello che ti circonda e voler distruggere tutto pur di ricostruire. Per me non è stato così, a un certo punto della mia vita c'è stato anche per me il fascino del radicalismo, eppure per me non è arrivato questo momento da kamikaze, perché a un certo punto ho incontrato persone che a questo bisogno hanno risposto in maniera differente, in primis mio padre, e questo ti spinge a riempire quel vuoto non più con l'odio, ma con una consapevolezza maggiore che quel vuoto c'è, che la società così com'è non funziona. Però non è attraverso l'ideologia che tu la puoi cambiare. È stato trovato a Istanbul il cadavere di Alessandro Fiori, 33 anni, arrivato in Turchia il 12 marzo, poi scomparso. La Farnesina ha confermato la notizia, precisando che sulla vicenda la famiglia del giovane ha chiesto il massimo riservo. I PM di Roma hanno aperto un fascicolo per omicidio. Rientriamo in Italia per parlare di previdenza. Secondo l'osservatorio dell'INPS, oltre il 70% delle pensioni erogate nel 2018 nel privato è inferiore ai 1.000 euro e fra le donne la percentuale cresce. Leonardo Possati. In Italia vengono pagate 21 milioni di pensioni a 15 milioni e mezzo di pensionati. Di queste 21 milioni, 17 milioni e 800 mila sono quelle per il settore privato, quindi non riguardano i dipendenti pubblici e la gestione sport e spettacolo. Queste 17 milioni di pensioni sono a loro volta suddivise così. Per quasi 14 milioni si tratta di pensioni previdenziali, mentre 3 milioni e 900 mila sono assistenziali. Il tutto per una spesa complessiva pari a oltre 200 miliardi, cifra che fa registrare un incremento annuo rispetto al 2017 dell'1,57%. Ma il dato che maggiormente colpisce è quello riguardante la cifra di queste singole pensioni. 12 milioni e 800 mila sono sotto i 1.000 euro, il 70,8%. Se si tengono poi in considerazione le sole donne, la soglia arriva all'86,6%. Attenzione, questa cifra non indica una misura di povertà del pensionato, perché stiamo parlando di singole pensioni. Molti pensionati, infatti, sono titolari di più prestazioni pensionistiche o comunque di altri redditi. In Italia l'importo medio percepito da un pensionato è di 1.165 euro, ma non solo. Un terzo delle pensioni di vecchiaia è tra i 1.500 e i 3.000 euro. C'è poi un altro dato interessante che emerge dal rapporto dell'INPS. Nel 2017 si registra un boom delle pensioni anticipate con un più 25,3% rispetto al 2016. E siamo alla politica, in vista delle consultazioni ufficiali al Quirinale, in programma dopo Pasqua, il Movimento 5 Stelle ha avviato un giro di colloqui informali. Il punto dolente nel rapporto con Forza Italia rimane il ruolo di Silvio Berlusconi, eletti nel frattempo i vicepresidenti di Camera e Senato. Augusto Cantelmi.
In attesa della pausa pasquale si tenta di uscire dallo stallo post-elettorale. I 5 Stelle provano a portare avanti le loro consultazioni in attesa di quelle ufficiali di Mattarella al Quirinale che iniziano il 4 aprile. Ma il dialogo sul governo appare sempre difficile. I capigruppo del Movimento 5 Stelle hanno incontrato i rappresentanti di Forza Italia e Lega. È stato un incontro costruttivo perché innanzitutto le altre forze politiche hanno molto apprezzato la nostra iniziativa di mettersi intorno al tavolo a discutere non di poltrone, di eventuali maggioranze che si fondano su delle poltrone, ma di temi. A disertare l'appuntamento invece il Partito Democratico e Fratelli d'Italia. Allo scontro sulle alleanze si aggiunge quello sui temi. Dopo una prima apertura la Lega ora chiude al reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia dei 5 Stelle, considerato una vergogna. Clima sempre più teso, dunque alimentato anche dall'elezione degli uffici di presidenza. Dopo il Senato, oggi alla Camera sono stati eletti 4 vicepresidenti. Mara Carfagna di Forza Italia, la pentastellata Maria Edera Spadoni, Ettore Rosato del PD e Lorenzo Fontana della Lega. 3 questori e 8 segretari sono stati eletti, proteste da parte del PD. Purtroppo la composizione dell'ufficio di presidenza non rispetta il voto degli italiani. Il Partito Democratico è la seconda forza politica del Paese e abbiamo un solo rappresentante, ne siamo molto orgogliosi di averlo, ma ci pare che 5 Stelle e Centrodestra abbiano cominciato col piede sbagliato. Questa istituzione è la casa di tutti. E veniamo adesso a una questione che puntualmente nei periodi di festa torna di attualità, l'apertura dei negozi, in questo caso a Pasqua e Pasquetta. CGIL, CISL e UIL scendono in piazza per dire no allo shopping domenica e lunedì prossimi. Sentiamo il servizio di Caterina Dall'Olio. Sciopero a Pasqua, contro le aperture dei negozi nei giorni di festa. Questa volta a chiederlo non è la Chiesa, ma sono CGIL, CISL e UIL in Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Pasqua senza shopping anche in Puglia. Le iniziative sono decise a livello regionale, in particolare in Emilia-Romagna le 3 sigle si rivolgono ai dipendenti dei centri commerciali perché non lavorino per Pasqua e Pasquetta. In Toscana e Lazio lo sciopero riguarda tutto il commercio, dai supermercati ai negozi di abbigliamento, per domenica 1 aprile e lunedì 2. Le aperture indiscriminate non hanno portato vantaggi, è aumentata solo la precarietà, si legge nel volantino dei sindacati toscani. La festa non si vende, il commercio non è un servizio essenziale, dicono in Lazio. Non è accettabile l'atteggiamento delle aziende della grande distribuzione che hanno solo peggiorato le condizioni di lavoro e di vita familiare dei lavoratori e delle lavoratrici, si legge invece in una nota dei sindacati pugliesi. La richiesta quindi, come dicono le 3 sigle sindacali delle regioni, è quella di riprendere la discussione in Parlamento per una nuova regolamentazione delle aperture commerciali. CGIL, CISL e UIL di Roma e del Lazio hanno intanto già proclamato lo sciopero anche per il 25 aprile e il 1 maggio prossimi. Di questo argomento si tornerà a parlare tra pochissimo, subito dopo il telegiornale, con Attenti al Lupo, quindi rimanete su TV 2000. Cambiamo argomento, purtroppo un nuovo lutto torna a rattristare il mondo del calcio. Emiliano Mondonico, l'ex allenatore di Torino e Atalanta, è morto a 71 anni, ha combattuto per tanto tempo contro un tumore. Lo vogliamo ricordare con una delle sue ultime interviste, proprio su TV 2000, Sport 2000, da Gian Piero Spirito, lo sentiamo. Il calcio di Mondonico, il pallone, è stato il mio amico. Vivevo in una trattoria in riva al fiume, lontano dal paese, e i miei genitori erano obbligati a servire i clienti. Io ragazzino mi prendevo il pallone sotto braccio con i miei 10-15 cagnolini e andavo in mezzo al bosco, e dove le piante erano gli avversari, e col pallone dribblavo le piante. Quando non ce la facevo più, mi addormentavo, i cagnolini andavano a casa e veniva mia madre con i cagnolini a portarmi a casa. E la cosa più bella che ho avuto in quegli anni, al di là del pallone o di più del pallone, è stato proprio questo amore per questa ragazzina. Diciamo il nome. Carla. La vita con me è stata benevole. Cioè io, innamorato del pallone, che dovevo arrivare in Serie A, sono arrivato in Serie A, ho fatto allenatore e ho avuto tantissime esperienze positive e negative, e perciò mi sono sentito in dovere di aiutare gli altri,
Fino a una certa età pensavo che per aiutare gli altri bastava a Natale mettere 100 euro o 100.000 lire nella busta e consegnarla. Poi mi sono accorto invece che per aiutare gli altri bisogna frequentarli, ma senza andare in giro per il mondo, sul tuo pianerottolo. Vicino a te c'è sempre della gente che ha bisogno. E questo è il nostro saluto a Emiliano Mondonico. Adesso cambiamo argomento. Domani torna la colletta per la Terra Santa che la Chiesa celebra tradizionalmente nel Venerdì Santo. Silvio Vitelli. Il primo a proporre una colletta non tanto per il Venerdì Santo ma per la Chiesa di Gerusalemme è stato San Paolo. Ha detto: il Signore ama chi dona con gioia, e allora date secondo quella che è la misura, la convinzione, la larghezza del vostro cuore. È una delle raccolte obbligatorie, insieme all'Obolo di San Pietro del 29 giugno e alla Giornata Missionaria Mondiale. Si tratta della Colletta per la Terra Santa, una raccolta di fondi per sostenere le opere cristiane proprio in quelle terre dove la religione è nata. Si tiene, come ogni anno, nella giornata di domani, Venerdì Santo. Attraverso questo aiuto noi possiamo portare avanti opere pastorali nelle parrocchie, opere sociali come le scuole, che sono un elemento fondamentale anche per creare una convivenza tra cristiani, musulmani e anche ebrei, e altre opere sociali come l'opera delle case, che serve per aiutare i cristiani, diciamo, più poveri a trovare anche una casa, potersi fare una famiglia, avere un luogo nel quale abitare. E moltissime altre opere, penso al nostro studio teologico, penso allo studio biblico, penso anche al Centro di Studi Orientali Cristiani del Cairo. E allora ve l'abbiamo raccontato poco fa con Cristiana Caricato dal carcere Regina Coeli di Roma, dove il Papa ha presieduto la messa e il rito della lavanda dei piedi a 12 detenuti. Sono arrivate le prime immagini di quello che è accaduto poco fa nel penitenziario romano. Stiamo vedendo l'immagine di Papa Francesco che bacia i piedi, lava i piedi, stringe loro le mani. 12 detenuti, 8 cattolici, un buddista, un ortodosso, 2 musulmani, 12 detenuti provenienti da 7 paesi diversi, ci sono anche fra di loro 4 italiani. Il Papa è arrivato intorno alle 16 questo pomeriggio, ha visitato l'infermeria e ha celebrato la messa in cena Domini. Altri 3 pontefici erano stati lì in occasione appunto del Giovedì Santo, e continuiamo a vedere le immagini del Papa con i detenuti. E così ci salutiamo, siamo al momento del TG Post, con Maurizio Dischino torniamo in Centrafrica, dove in gran parte del paese ci sono ancora gruppi ribelli che assaltano villaggi, uccidono persone, punto di riferimento per la popolazione sono i missionari. Vi auguro buona visione, dopo il telegiornale ci attenti al lupo, vi ricordo che il TG delle 20.30 non andrà in onda perché seguiremo insieme in diretta da Gerusalemme La Veglia. Vi lascio, vi ricordo anche che alle 19.30 ci sarà l'appuntamento con TGTG anticipato proprio per l'occasione. Buona serata, state con noi.